Ehi, la ciurma, io sono Mazzeppesse e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Ci apprestiamo a entrare dentro la sala del re e penso che ci sarà ulteriore resistenza qua in realtà, eh. Me lo aspetto abbastanza. È simpatico che l'abbiamo appena tirato noi sul trono e... Stupidi asini, dovevate essere i miei migliori soldati, eppure... Siete riusciti a far entrare questi tizi senza che ve ne accorgeste dentro la mia sala? Come... Ah! Il fiume! Le tue difese erano assolutamente inadeguate per fermare una longship. Sei sempre stato un ottimo comandante, è un peccato che tu ti sia schierato contro di noi. Sì. Ucciderti sarà davvero un grande peccato, ma morirai per questo. Farei la terza. Non vorrei corrompere Wada o dire che il trono è confortevole. Andiamo su questa. Allora, sono in 7, come sono messi? Sono quasi tutti qua. Ah, metterei già subito non lethal perché non vorrei seccare lui. C'è giusto una bimbetta là dietro e... Nefia dovrebbe essere sufficiente per occuparsene. Mentre invece qua davanti... Allora, abbiamo Katie lì in una posizione che potrebbe essere scomoda o comoda allo stesso tempo. 68, 62. Aspetta, facciamo un ranging shot qua. Buono. Uno. Aetherhead non è neanche un combattente, lei? Tirerei giù Wada, visto che posso poi spostarmi in range dell'arciere. Questo non lo tiriamo giù Aetherhead. No, dai, voglio tirarlo giù per ultimo. Andiamo su questo. Però prima Sassolino. Ah no, Sassolino no. Vai qua, Sassolino. E poi quanto ha di vita tra l'altro lui? 6? Possiamo tirarlo giù a Sassolini? Sarebbe molto simpatico lo tirassimo giù a Sassolini. Aspetta, vieni qua. Vai con il Sassolino. Lel! Tirato giù a Sassolini. Swift? Grandissimo! Di nuovo? The fuck? Facciamo un inspire su Gunnar allora. È incredibile. Non mi era mai capitato una roba del genere. Se faccio questo no, non lo secca perché non c'ha il charge. Non mi serve a niente perché sono qua già in range. Facciamogli un sasso così giusto per... Mancato ma è Harried. E infatti... Top! 142 danni così a gratis. Nefia la sposterei qua più che altro se quella volesse muoversi in qualche modo. Brace ma non ti servirà molto. Sono caduti giù tutti in un solo turno.
Ah, è più brava di un sacco di altre persone. Mi ha comunque tolto un terzo. Cos'era stata molto più in gamba la, come che si chiamava? Che dire, sei un po' in mezzo ai piedi. Qua, qua lo pigli se per caso. No, è in cover totale. Mettiamo tutti qua, quel che abbiamo. Ah, sono solo in tre. Allora, vai di charge. No. Prima. Perché ci avrei scommesso che andava giù prima lo scudo. Grande di uno Swift? Ma è uno spettacolo questa battaglia. Non mi sono mai capito di così tanti Swift di seguito. Andata? Andata. GG. Super easy. Rispetto a Rodgaerda che ci ha fatto penare di brutto. Top. Etherhead respira ancora, anche se con grande difficoltà. Tu, traditore. Grecce del nostro. Oh, disonorabile, pagani. Io lo risparmierei comunque, anche se mi odieranno i pitti. Hai finito, Etherhead. Sì, un uomo. Sputa maledizioni e invettive quando te ne vai lasciandolo sul pavimento. Qualcun altro dovrà decidere cosa fare con lui quando il combattimento sarà terminato. Passano molte ore mentre la battaglia continua a infierire. Eventualmente, cioè alla fine, i Pitti riescono a vincere. Allora, raccogliamo qua. Dovevo andare da Caustantin. Caustantin MacFergus. Aveva abbastanza soldi addosso. Comunque il nostro caro ragazzuolo. Il resto lo lasciamo, dai, ora. Ah, non corre, perché se non è stata. Aveva solo un vaso. Adesso possiamo prendere tutto senza rubare. Fichissimo. No, non lo fa. Dai, è comunque la sala di un re. No? Ok. E non sappiamo ancora niente di nostro padre in tutto ciò. Vai là, vendica, lo scopri, fai, vinci. Boh. È vero che abbiamo ancora robe in sospeso. Ma se fosse stata Rodgaerda a ucciderlo? Plot twist? Questa qua è una roba che brucia. Ah, era il cadavere di prima che non abbiamo saccheggiato prima. Ciao Constantine, tutto bruciato, tutto distrutto, vai, è tuo. Dove. Ma non mi dire che dobbiamo fare il giro perché è chiuso. Dai, abbiamo preso tutto. Apposteremo per aprire la porta. Allora, Constantine ti guarda. No, si guarda intorno con preoccupazione. Si tranquillizza un po' quando appari dal coso. Hai fatto bene, è stato un buon combattimento lungo, ma abbiamo perso così tante persone. Buone persone, ma ti sei comportato bene, sei stato grande. Per noi è stata una battaglia breve, due bat cioè una guerra breve, due battaglie ed è stata terminata. Sì. Ti mancano le battaglie. Cioè, hai schivato le battaglie quelle più importanti, ma hai fatto un ruolo davvero di importante alla fine. Spero che.
Accorderai che tenerti per la battaglia, per l'invasione finale è stata una scelta saggia da parte mia. Cosa succederà ora? Ora fortifichiamo Yopperwick per ogni controattacco dal sud. Buona parte della nostra armata si disperderà, gli uomini saranno felici di tornare alle loro fattorie per il raccolto. Se giochi le tue carte bene, potresti essere il nuovo governatore di Forwick. Te la darei per i tuoi servizi, ma ci sono alcune cose politiche di cui dobbiamo occuparci prima. Finalmente mi sono guadagnato il tuo completo supporto. Certo, ti darò tutto il supporto che posso per i tuoi problemi in Jutland. Fino ad includere una leva di guerrieri per difendere il tuo villaggio. Nessuno può disputare quello che te lo sei guadagnato. C'è solo una cosa finale che dobbiamo sistemare prima che ci separiamo, Mazzetes. Il banchetto! Musica per le mie orecchie. Ah, sì, possiamo abituarci a un po' di riposo e di festeggiamento. Un po' di birra che lavi via le violenze della guerra. La festa sarà nelle strade di Perth e siete tutti invitati a mangiare con me e la mia famiglia. Ok, è un grande onore, Vostra Maestà. Tutto sarebbe comunque poco degno per i servizi che hai fatto al nostro regno. Ci vediamo a Perth. A presto. Un banchetto? Potrebbe essere l'opportunità che stavamo aspettando. Cosa intendi? Hanno sofferto grandi perdite nella guerra. Ora si raduneranno tutti in un posto e diventeranno ubriachi. Se dovessimo girarci contro di loro, saranno assolutamente senza difesa. No, non voglio distruggerli. Dovreste pensare a tutte le risorse che ci servirebbe per fare un attacco del genere. Non sarebbe un semplice raid, dovremmo catturare e mantenere un largo territorio. Questa cosa semplicemente non può essere fatta con le navi che abbiamo a nostra disposizione. Non importa, non avrei tradotto questa alleanza anche se avessimo avuto il potere per invaderli. Gli alleati che ci siamo guadagnati con le nostre azioni ci serviranno davvero per la disputa. Abbiamo bisogno di più che questo. Ok, quindi adesso dobbiamo andarcene. Io farei un salvataggio in più, che male non fa. No, chiamiamolo. Here's to the future. Ma questo ancora non è fallito. Sono curioso di vedere questa quest qua che non sta fallendo. Abbiamo distrutto tutti. Non c'è più la città. Che cosa. Il bel banchetto c'è doveva essere mesi fa, tipo. Sì, dobbiamo aspettare la notte. Bene. Vediamo che succede. Ah, al massimo possiamo essere in tre. Prenderei loro tre. Perché Katie dentro mi sa che è un po' un casino. Non letali, non letali. È stato un grande successo. C'è roba sparsa dappertutto e nessuno si accorge dei vichinghi che sono entrati dalla porta. Benvenuti, benvenuti, siete un po' tardi per venire alla festa, ma restate pure, siete amici di mio figlio? Non mi riconosco, vi ho invitato.
Cosa intendi col fatto che non mi riconosci? Ti ho aiutato con quella cosa in quel posto? Cosa? Sono sicuro di conoscerti. Lasciateci. Lel? I'm sorry. Vai qua così ne fia ne pizzica due per una volta sola. Grande shift? Un'accettata in faccia e non sente niente. Ok, questo è solo uno. Adesso vai con due. Torna in qua leggermente. Ah, Nefia, mettiti qua così quelli non hanno modo di andare in giro. Tu vai qua e tu resta qua. Tactical move. Guarda come cercano di scappare questi pazzi. Allora. Uno via. Due via. Tre via. Quattro via. Sarebbe stato più corretto nella run quella distruggiamo tutto, ma ormai ha continuato a darmi la possibilità di farla, la facciamo. Andato. E cosa ci guadagniamo da questo? Niente, possiamo prendere tutto quello che vogliamo. Tutti i valuable, tutte le cose. Che tanto non ci servono assolutamente a niente in questo momento. Va bene. 200 valuable, 200 valuable. Si sarebbero incavolati parecchio, immagino, se avessimo fatto quando ancora eravamo schierati con loro. Cioè, adesso potrebbero anche essere arrabbiati con noi, ma tanto non esiste più quella fazione, credo. Credo. Esistono le fazioni. Codex. Perché tra i pitti siamo solo tollerati? Cioè, siamo più amati da Northumbria, vabbè. Ma abbiamo fatto tutto per tutti. Non so. Vabbò. Quella è finita, almeno così non abbiamo più niente nel quest log, immagino, no? Sereni? Possiamo andare avanti sereni? Dai, con questi caricamenti eterni. Manco fossimo su Skyrim. Vediamo, Codex. Ok, rimane solo più quello. Ottimo. E noi ce ne andiamo. Ricordate quando ancora c'era la questa del cane qua? Quanto tempo fa? Comunque, nonostante abbiamo rubato quel banchetto là, siamo ancora più amati dalla Northumbria che non dai Pitti. No sense.
Ecco, qua io farei un salvataggio perché... Potrebbe servirci. Ma sono stupido, perché siamo usciti quando possiamo prendere la barca e far più in fretta? Dobbiamo andare aperto, non è che ci conviene passeggiare là in giro. Vabbè, abbiamo fatto il salvataggio, quello può tornare utile per il discorso degli achievement. Anche se in realtà forse non c'è neanche un posto che ha gli achievement, cioè un posto dove è indicato tutti i cairn e tutte le croci dove stanno. E potremmo essercene persi in pezzi di trama in cui magari non siamo passati, non so. Dai. Per adesso penso che non abbiamo più niente da fare. Andiamo là, banchetto e GG. E dai, con sto cavolo di caricamento. Dov'è la nostra barca? Qua. La nostra longship. Ci ho passati 21 minuti, ma volevo arrivare almeno aperto, dai. Poi va a finire che facciamo di nuovo un altro video lunghissimo, però siamo quasi alla fine, dai. Ci manca da concludere la roba in Jutland, perché qua in Gran Bretagna non penso che ci sia altro da fare. Abbiamo fatto tutto alla fine, sia di Northumbria che sia di Pitti che di... Questa quella parte lassù a nord che abbiamo comprato per 10k. A Orkneyjar. E l'homestead com'è messo qua? Cosa stanno facendo? Stanno facendo la palizzata. Ma manca ancora una settimana. Oh, pazza. No, andiamo con... Ma sì, portiamo Hype questo giro, dai, perché no? E lasciamo... No, vabbè, lasciamo Roskva. Lasciamo Aslaif. Che è un po' girato male, perché abbiamo deciso che non spacchiamo tutto sto giro. Siamo a casa sua di Haife, per cui dai. Non l'abbiamo mai usata, anche se boh, sarebbe stata carina da utilizzare, da sfruttare. Ma il parte iniziale era così ben messo che non ho trovato necessario fare altro. Fossimo venuti a piedi avremmo potuto craftare delle cose, quello è vero. Però è tornato qualcuno, per cui... non lo so. Però potrebbe essere colpa di Hrodgaerda. Allora, sono tutti... sembra che tutta la Pittavia sia qui aperta. Ci sono buona parte dei clan che hanno lottato in questa guerra. Benvenuto, benvenuto, Mazzate. Prendi un posto e... bevi, insomma. Grazie, vostra onestà, è un privilegio essere qui. Privilegio tutto mio, Mazzate. Ogni re dovrebbe avere degli alleati come voi. Niente, mangiamo, beviamo. Arrivo quasi a mezzanotte e ancora non è finita la festa. Costantino arriva a parlare con noi. Sono davvero contento che sei qui, Mazzatess. Non è solo una celebrazione della nostra vittoria contro Northumbria. E anche riguardo a te. Tu e le tue persone sono state davvero fondamentali nella guerra. Quello che è stato qui... No, quelli che molti non sanno qua è... quello che sono stati i tuoi servizi alla corona prima ancora che la guerra iniziasse. Ok, qua dice di non giudicare un uomo dalla reputazione che ha nei suoi... in patria. I tuoi vichinghi avranno portato morte alla nostra terra. Hanno bruciato delle chiese, hanno stuprato le nostre donne, ci hanno preso come schiavi. Non ci aspettavamo di più da te, però hai sfidato tutte le nostre aspettative. Sei venuto qua in un tempo complicato e hai rischiato molto per forgiare la nostra alleanza.
Farei la prima. Le nostre persone hanno molto in comune, è un onore di portarci insieme, cioè di stare insieme. Parli come un vero esploratore e un fine diplomatico. Un brindisi a Mazzetes e la sua ciurma. Slainte moram huile a chi si sa la fnaic. Tutti bevono. Ok. Concluso? Titoli di coda? No? Il resto delle celebrazioni sono un po' confuse. Ti ricordo alcuni frammenti e Svala che ballava su un tavolo. Nefia ha iniziato una rissa con alcuni. Con un figlio di un leader di un clan. Eidis si è occupata delle ferite che ci sono state. Il mattino dopo ti ritrovi davanti alla sala del re. Con te dei tesori in più, le guardie hanno un gran rispetto di te. Ora cosa facciamo? È ora di tornare a Skiern e prepararsi com'è che era? Non al duello, comunque. Siamo pronti. Sembra irreale in un certo modo, dopo tutto questo tempo, dopo tutto quello che abbiamo fatto qui. Tutti hanno guadagnato morale. Ok, adesso abbiamo Halfing, che è l'ultima cosa che dobbiamo fare. Here's the future finished. E abbiamo solo più da tornare a casa. 23k? Abbiamo un sacco di roba. E nulla, però la vedremo nel prossimo episodio. Detto questo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi per cosa non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.